Comune di San Valentino Torio compie un altro sforzo importante, questa volta rivolto alla cultura, che è anche però un messaggio per dire noi siamo la città dell'amore in tutti i sensi. Sì, è un grande evento culturale di cinema, outdoor film festival, una novità per questa città, per questa realtà, ma anche per l'Agronocino Sarnese. 4 giorni di iniziative culturali sull'amore, come dicevi tu, ma sul cinema in particolare e sulle serie TV del cinema internazionale. Avremo attori internazionali, registi internazionali che visiteranno anche la nostra città in questi giorni, la città degli innamorati. Quindi voglio ringraziare di cuore l'associazione culturale Soffermiamoci che ci ha proposto la realizzazione di questo evento che l'amministrazione comunale ha voluto sostenere convintamente e soprattutto promuovere. Diciamo che tra il 14 di febbraio di un anno e quello dell'anno successivo, oggi c'è un altro appuntamento, un altro tassello. Assolutamente sì, perché tra le grandi iniziative che mettiamo in campo in questa comunità, che sono sempre sostenute dalla nostra amministrazione, che promuove il territorio, promuove le eccellenze locali, le iniziative, inseriamo, come dici giustamente, un'altra iniziativa che vogliamo poi ripetere negli anni, che diventi così quindi strutturale nell'ambito della programmazione degli eventi sociali, culturali, sportivi della nostra città. Sì, sì, per ringraziare la città che ci ospita abbiamo deciso di parlare d'amore. Ovviamente amore inteso nelle sue mille sfaccettature, quindi il primo giorno parleremo di amore per se stesso, il secondo giorno di amore per il prossimo, il terzo giorno di amore per l'ambiente e il quarto giorno di amore di coppia. Quindi affronteremo l'amore a 360 gradi. È un appuntamento il primo che però vuol diventare un appuntamento fisso, una sorta insomma di riferimento di un territorio, quello dell'Agro, ma anche dell'intera provincia. Esatto, sì, il nostro sogno è proprio quello di portarlo avanti nel tempo. Questa è una prima edizione, ma che ha proprio come obiettivo quella di avere la costanza ogni anno di regalare questo appuntamento all'Agro, alla provincia, alla Campania, al Sud Italia e a tutta la nazione, un appuntamento ricco di cultura, ricco di appuntamenti importanti, quindi con attori nazionali e internazionali di rilievo.